Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gusty of Drums. Nel video di oggi voglio andarvi a far sentire tre rullanti di cui in realtà vi ho già parlato, ma vi ho parlato in maniera tecnica, vi ho spiegato come funzionavano, vi ho spiegato come sono stati costruiti tutti i materiali, tutto quanto, ma non ve li ho ancora fatti sentire. Sto parlando dei rullanti seamless di DS Drum, che sono dei rullanti unici al mondo, fatti in una maniera molto 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 particolare e soprattutto senza alcuna saldatura. Quindi sono dei rullanti rotondi, completamente fatte rotondi ovviamente, ma completamente così, senza nessuna saldatura, senza niente. Quindi sono dei rullanti molto particolari. Qui sotto in descrizione vi lascio il video che ho già fatto in cui li guardiamo da vicino, vi faccio capire la questione appunto della creazione di questi rullanti, come vengono creati, vi faccio vedere un fusto grezzo eccetera, ma oggi in questo video voglio farveli sentire. Quindi voglio prima cosa capire le caratteristiche di ogni rullante, seconda cosa capire come andare a contestualizzare i rullanti all'interno delle canzoni e terza cosa, che secondo me è una delle più importanti, voglio fare uno stress test di accordatura ai rullanti, cioè andandoli ad accordare in maniere particolari senza andare a seguire troppo le leggi dell'accordatura della batteria, diciamo, per capire come si comportano, come funzionano, perché sono dei rullanti veramente al top, siamo a un livello veramente alto. Quindi oltre ad aspettarmi che suonino bene, mi aspetto anche che si comportino bene al mio stress test, al mio stress test. Quindi mando la sigla e poi andiamo direttamente alla batteria. Molto bene, partiamo da questo rullantino, che è rullantino mica tanto perché comunque è un 14x6 in alluminio. Allora, l'ho accordato bello alto, ve lo suono subito così ve lo faccio sentire e poi vi parlo un attimo perché ci sono alcune cose che vi devo dire. Allora, in pratica ci sono due cose che mi hanno lasciato un attimino lì di stucco. Numero uno, la questione armonici. Come vi ho detto già nell'altro video, vi ricordo che c'è l'altro video se non avete visto, così vi spiego tutto di questi rullanti. Questo rullante sotto ha un bordo molto più spesso rispetto a sopra e questo bordo serve per contenere la questione armoniche, perché non, le armoniche non facciano troppo strani che poi danno fastidio, e per contenere la questione ghost note, per avere delle ghost notes più controllate. E le due cose che vi ho appena detto sono le due cose che mi hanno stupito, perché questione ghost notes, poi volendo le potrei tirare anche un po' di più ancora, mamma mia. Cioè sono perfette e la questione armoniche non rompe le scatole. Ci sono, ma senza rompere le scatole. Rompere le scatole significa senza aver troppe armoniche che poi il fonico deve togliere quando andiamo a suonare live, oppure dobbiamo riempire il rullante di Mungel. Le ha, giustamente, perché è un rullante ed è in metallo, ma non danno fastidio. Adesso, come stress test di questo rullante, piglio una chiavetta, voglio andare pian pianino a tirarlo giù, quindi farlo arrivare a un'accordatura medio-alta e poi media, diciamo, senza però pensare troppo a quali viti vado a tirare giù. Cominciamo a tirarne giù due. Se
Sentite che praticamente le armoniche ci sono sempre, ovviamente, e pian pianino calano di intonazione, ma non danno mai fastidio, quindi in qualsiasi accordatura io posso suonare con le mie armoniche, che in quel caso daranno quella tipologia di nota, ma... ma non danno fastidio, cioè posso tirarlo, proviamo ancora a tirarlo un po' giù, in questo caso tra l'altro non sto cambiando l'accordatura della pelle sotto, quindi solo pelle sopra, ed è assurdo il fatto che non si creino delle cose fastidiose. Adesso l'ho tirato giù abbastanza. È figo, raga. La mettiamo qui. È pazzesco, perché qualsiasi sia l'accordatura di questo dullante, e raga, l'ho tirato giù a caso, veramente, per fare questo test, ma qualsiasi sia l'accordatura, comunque il suono può piacere o non piacere, ma rimane lì, è super, super controllato. Passiamo all'ottone, quindi questo qua è un rullante in ottone, colore molto bello. Devo dire che con la batteria non so quanto stia bene, perché la batteria ha un colore fighissimo, il rullante ha un colore fighissimo, ma insieme non ho ancora capito bene se stiano bene oppure no, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Allora, anche questo ve lo faccio sentire, completamente diverso da quello di prima, e poi ne parliamo. Allora, questo qua, in base al vecchio video, vi avevo detto, senza provarlo, che teoricamente avrebbe dovuto avere una caratteristica più verso il suono del legno, quindi un po' più caldo. Effettivamente è proprio così, questo suono è molto più caldo, sia senza cordiera, ma soprattutto con la cordiera. La cosa che secondo me l'aggettivo giusto è avvolgente, cioè questo suono è molto avvolgente e ha molto attacco, molto più rispetto al legno, e soprattutto la cosa che mi piace molto è che le ghost sono super super presenti, sono più alte secondo me come volume rispetto all'alluminio di prima. Ed è proprio per questo che mi sembra bello avvolgente, perché è un po' come fosse già, tra virgolette, un po' compresso, quindi il suono
alto, il rimshot bello potente, ma le Ghost comunque riescono a tenere il volume giusto in base al suono proprio del rullante. Quindi mi piace veramente tanto. Questo qua ha un'accordatura in realtà abbastanza media, che non si direbbe. Proviamo a tirarlo su, ma in realtà la cosa che voglio fare è un'altra, perché ho una mezza idea. Proviamo a tirarlo su comunque prima. Bellissimo anche su, bellissimo! È divertentissimo perché appunto c'è questa compressione naturale, diciamo, che porca miseria, esce di brutto. In realtà volevo fare un'altra prova, adesso la farò, ma acuto mi piace ancora molto di più di medio acuto come intonazione. Facciamo l'altra prova. Prendo la chiavetta e vi faccio sentire una cosa. Ho tirato giù praticamente tutto, le viti sono quasi, ecco qua, sono praticamente tirate a mano e veramente, veramente molto morbido. Ma perché ho fatto questa prova? Perché a me in realtà i panettoni piace farli con i rullanti in legno. Stai zitto. Il problema dei rullanti in legno è che tante volte non riesco ad avere quell'attacco che mi serve con un panettone, cioè riesco a tirarlo giù, ho un buon suono ma non ho l'attacco proprio pa che mi serve in quel contesto. Quindi ho detto, se questa ha le caratteristiche più o meno del legno, molto più caldo, ma ha l'attacco del metallo, io tirandolo giù riuscirò ad avere un suono con tanto attacco ma all'intonazione bassissima che voglio, ed effettivamente, ragazzi, funziona. Andiamo avanti, adesso è il turno del rullante in rame. Rullante in rame che, come vi dicevo nell'altro video, è quello che mi piace di più come colore. Purtroppo, anche in questo caso, con questa batteria, col colore di questa batteria, non per una questione di suono, per una questione di finitura, non è il massimo della vita. Però, quindi, se vi piace tanto questo rullante e volete prendere una Venom, il consiglio è di non prenderla di questo colore qua, perché altrimenti non stanno benissimo. Sono tutti colori fighissimi, però in realtà appunto con questa batteria. Vabbè, allora, accordato per adesso ad un'accordatura media. Cioè, quando suono le Ghost su questi rullanti, veramente non ci credo che possano essere così tanto controllate. Cioè, sono proprio perfette. Non riesco a capire bene come sia possibile questa cosa, ma tanto meglio. Anche questo, ovviamente, con armoniche super controllate, anche se qui ce ne sono veramente tante. Poi, nelle accordature medie, sono di solito quelle un po' più fastidiose. Però l'armonica fa... Fine, non va su, non va giù, non rompe le scatole. E la cosa che mi piace in generale di questi rullanti, mi viene in mente adesso con questa armonica molto particolare, è che hanno una grossa personalità.
perché in base a come li tiriamo loro fanno uscire una certa tipologia di suono e di armonico. Quindi, come dire, ok, mi hai tirato in questo modo, io sono questo. Ed è una figata, perché la personalità del rullante dà poi molta personalità a tutto quello che suoniamo. Quindi veramente ottimo. Stress test. Dov'è la chiavetta? Ah, qua. In questo caso è proviamo a tirarlo su e proviamo a tirarlo su finché riusciamo. Lasciamo sempre la pelle sotto uguale. Vedete? Rimane costante l'armonica, rimane controllata. Assurda sta roba, è fighissimo. Più che altro si può utilizzare qualsiasi accordatura alla fine con questi rullanti, perché tanto rimangono lì. Sono quasi a vetro, eh. Boh, raga, che vi devo dire? Allora, quando lo tirate su così tanto, come abbiamo fatto anche su quello di prima, questo qua ancora di più, mi sa, quando lo tirate così tanto su, diventa compresso, diventa proprio un rullante che ti apre la testa. Cioè, è bellissimo e soprattutto divertentissimo. Quindi, assolutamente, questo rullante, accordatura alta, molto bella, accordatura media, devo dire, che per la personalità che ha questo rullante, mi piace tantissimo. Sentiamolo su una canzone, così lo contestualizziamo e capiamo meglio cosa vuol dire la personalità di questo rullante. Quindi ragazzi, devo dire che questi rullanti sono pazzeschi. Mi immaginavo che fossero dei rullanti veramente ottimi, ma non mi immaginavo così tanto. Non mi immaginavo di poter fare qualsiasi tipo di accordatura, qualsiasi stress test, qualsiasi cosa e loro non mollassero un colpo, cioè non andassero mai a suonare male. Questa è una roba che sinceramente forse non mi è mai successa con dei rullanti. Cioè il fatto di trovare una accordatura sbagliata per un rullante succede praticamente sempre. Con questi devo dire che non sono riuscito a trovare un'accordatura in cui non suonano, neanche quando quello in ottone l'ho tirato al minimo con le mani. Oh ragazzi, suonava di brutto, l'avete sentito, suonato da solo, l'avete sentito suonato su un brano. Quindi veramente complimenti a DS Drum per questo prodotto nuovo, innovativo e soprattutto unico che è riuscito a tirare fuori. Io vi lascio tutto qui sotto in descrizione, cioè il video dell'altra volta in cui vediamo tutta la questione tecnica dei rullanti, vi lascio sotto in descrizione il link per andare a vedere questi rullanti e sotto in descrizione vi lascio anche il mio sito gastrodrums.it per andare a vedere tutti i miei corsi. Quindi io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del video, se non siete ancora iscritti e vi va iscrivetevi, così almeno grazie alle vostre iscrizioni posso portare sempre di più dei contenuti di qualità e soprattutto portare sempre più contenuti e basta. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!